Grazie molto all'avvocato Angelo, mi è piaciuto molto l'inizio del suo incipit sulla protezione darwiniana. Per chiudere, il primo esempio è il caso, se vi ricordate, di tanti di noi che ai tempi del DPS si mandarono la raccomandata in bianco per avere la data certa. Questo è il semplice adeguamento proprio spicciolo, minimale, ma io credo che il GDPR sia, il regolamento europeo, sia un modo anche per fermarci un attimo, rivedere come funziona il nostro studio, riorganizzarlo, eventualmente ristrutturarlo e quindi anche presentarlo in modo migliore e anche più valido dal punto di vista del compenso ai clienti. Come dice la rottura, insomma, alla fine la privacy è anche un vantaggio. Alla fine, speriamo di essere in grado. Dice una battuta al professor Pizzetti, in pratica è un abito che va fatto su misura di ogni studio, fatto per bene, con le procedure fatte bene e non dozzinale. E do la parola all'avvocato Paglietta per una conclusione, mentre poi partiremo con la raccolta delle firme. Intanto ci tengo a dire che il nostro prossimo appuntamento sarà il 2 luglio, sempre in quest'aula, dove pensiamo di trattare l'argomento della mediazione. Quindi riceverete la nostra comunicazione, vi ricordo ancora che gli attestati arriveranno per email tra una decina di giorni. Do la parola all'avvocato Paglietta, che ringrazio tantissimo per l'organizzazione e anche per l'umiltà, perché è già la terza volta che si era preparato una relazione sull'argomento con delle slide e per amore di laboratorio forense e anche rispetto per i relatori che ci hanno onorato la loro presenza, diciamo, stai creando la suspense tra i presenti, quindi ovviamente non si perderanno il prossimo convegno. Quindi vi ringrazio allora, ancora e grazie do a la te, parola. Grazie a tutti quanti. Allora, io mi permetto di fare una considerazione. Io credo che oggi i docenti che sono intervenuti per dare il loro contributo non ci abbiano portato del pesce, ma ci abbiano insegnato a pescare. Cioè, voglio dire che credo che oggi noi sicuramente abbiamo imparato diverse cose sulle quali dobbiamo riflettere, e cioè che il regolamento europeo è un'occasione di maggiore riflessione, perché oltretutto la struttura di quel regolamento è una struttura innovativa rispetto ai nostri provvedimenti legislativi. Non ricordo adesso a memoria quanti considerando sono stati elaborati, ma sono tutti preziosissimi, più importanti degli articoli che vengono poi enucleati nel regolamento 679 del 2016. La seconda considerazione è esattamente proprio questa. Dobbiamo superare quell'impasse che fino ad oggi ci ha, come dire, reso in una condizione di soggezione, come se questo trattamento, come se questi dati personali fossero trinito toluene. No, il problema è come li trattiamo e soprattutto quali misure di sicurezza adottiamo per garantire la fiducia che abbiamo dai nostri clienti e soprattutto per consentire la realizzazione di questa società digitale. Noi già viviamo nel futuro, che non è un futuro fantascientifico, ma è un presente nel quale dobbiamo saperci muovere. Quindi il problema è che rischiamo di fare noi i marziani sulla Terra, che non siamo adeguati a quelle che sono invece le necessità. Per altro verso, l'occasione del prossimo convegno ci darà modo di confrontarci innanzitutto con un decreto che va ad armonizzare la normativa sulla modalità di trattamento dei dati personali, perché comunque resta il dato obiettivo che il precedente codice della privacy, e ha fatto benissimo il professore a precisare che è superato come fonte legislativa dal regolamento europeo, e rimane pur sempre il nostro punto di riferimento fino
non verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrà armonizzare, ripeto, il regolamento europeo sulla parte generale con la parte speciale del codice della privacy. Io vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima.